al primo posto in classifica? Cari utensili triangolari prepuzzoidali. Che minchia ho appena detto? Credo di aver trovato definitivamente i brani più assurdi o trash, in altri casi, dell'intera storia del Festival di Sanremo. Partiamo subito col botto. Pandemonium, tu fai schifo sempre. È il titolo del brano, presentato a Sanremo del 1979. Immaginatevi nel 1979 vi ritrovate i brani dall'appeal classico sanremese tipo Amare, Bimba mia, Sarà un fiore e a un certo punto tu fai schifo sempre. Cari Pandemonium, avete la mia attenzione. La prima è un titolo abbastanza singolare. Tu fai schifo sempre. E si percepisce l'imbarazzo palpabile negli occhi della conduttrice, Anna Maria Rizzoli, che in realtà in questo momento sta affiancando Mike Buongiorno alla conduzione. Vediamo cosa da dire. I Pandemonium rappresentano un po' la nuova scuola musicale che va tanto di moda in questo momento. Cioè si presentano in tanti, cantano, suonano e ballano, vestiti nei modi più strambi ed eccentrici. Mi piace come stia cercando di descrivere istituzionalmente i ragazzi per limitare l'imbarazzo e adattare al contesto democristiano e perbenista un brano diverso dal solito amore, 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 cuore, così per non urtare la sensibilità degli spettatori. Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante. Cioè qua non sta neanche cantando, sta solo parlando. Io, sai cosa ti dico? Quindi, riassunto, lui ama lei e le dedica versetti d'amore e lei di tutta risposta, tu fai schifo sempre. Questo brano è praticamente il nonno di Dimmi cosa pensi di me di Fabio De Luigi e Paola Cortellesi, in onda su Mai dire qualcosa. Dimmi cosa pensi di me. Fai schifo sempre, arrivo primo nella classifica parziale, anche se poi alla fine del festival si sono piazzati al decimo posto. Comunque questa è l'unica entry dichiaratamente goliardica di questa classifica. Arriviamo adesso a qualcosa già più di livello. Per la seconda entry andiamo indietro di qualche anno, andiamo al 1976 e abbiamo Albatros. Volo AZ504. Chi sono gli Albatros? Orrore a 33 giri ci ricorda che sono Silvia Dioniso, moglie di Ruggero Diodato, il regista, e un giovane Toto Cutugno. Attenzione, abbiamo uno dei più famosi cantautori della storia del nostro paese. Purtroppo non posso farvela sentire per motivi di copyright, quindi utilizzerò un'orribile base MIDI dello stesso brano e interpreterò il testo interamente. Tanto è parlato, non è cantato. Ciao, ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao, anzi, addio. Allora non stavi scherzando, te ne vai. Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via. Potevo lasciarti avere il bambino, ma cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio, almeno non saresti andata via. Sandra, ma dove vai? Dai, non scherzare, torna qui. Sandra, ascoltami, ma dai, cosa fai? Ti amo, Sandra, ti amo, Sandra! Signora, i limoni, signora! Toto Cutugno è costretto a imbarcare la fidanzata su un volo all'Italia e a mandarla ad abortire all'estero. Lei non gradisce e lo molla. Più o meno. Ora, c'è da dire una piccola cosa. L'Italia andrà al voto nel 1978, quindi un paio d'anni dopo, per il referendum sull'aborto. Quindi diciamo che il testo di questa canzone tratta un tema controverso all'epoca e per questo si può anche dire che sono stati coraggiosi nell'intenzione. Ma nel brano di per sé? Ma che cazzo era? E il fattore CCE, cioè il fattore che cazzo era, è ancora più imponente se considerate che prevede la partecipazione di Toto Cutugno, che è lo stesso scrittore di capolavori, tipo L'Italiano, e poi c'è AZ504, come cazzo si chiama. È come sentire Domenico Modugno che canta M-A-A-A di Young Signorino. Ma l'assurdità più incredibile sta per arrivare adesso. Ma prima è il momento del nostro sponsor. Non me ne fotto un cazzo dell'inizio di Sanremo, ma ne parlano 24 ore su 24 quantomeno. L'unico modo per non sentire parlare, starmi un po' sereno, usare NordVPN. Scappo dal po' e vado sul treno. Oh! NordVPN è la soluzione. Cambi virtualmente la nazione. Ti colleghi in un paese sperduto, sì, e ti bloccano il contenuto. Perché fuori dall'Europa non si può seguire sta atrocità. NordVPN. Il portaggere che ha preso i navighi su reti wifi pubbliche, metta sicuro i tuoi dati nelle situazioni ludiche. Ti maschera pure le IP per le ricerche poco pudiche. Coraggio, buona di subito e pure lo sconto usando il mio codice NordVPN.
Torniamo nell'edizione del 1979, quindi la stessa di Tu fai schifo sempre. Ormai avrete capito che si tratta di un'edizione della Madonna. Allora, se Tu fai schifo sempre è arrivata decima, è perché quelle che hanno ottenuto una posizione migliore erano evidentemente più valide. Vero? La vincitrice, ad esempio, fu l'iconica Amare di Vino Vernaghi, ve la ricordate? Perché io no. Strano, tra l'altro, che vince una canzone che parla di un tema inedito, l'amore, fanculo. E ok, ma la numero 2, chi è arrivato al secondo posto? Enzo Carella con Barbara. Vediamo. Tentami, toccami con l'alito. Cosa? Bondilo, il mio cuore è zucchero, rosso con le mandorle, rapinosa, mordilo. Ho freddo in bocca, la bocca tua è albicocca. Ho freddo al naso, la bocca tua è di raso. Ho freddo al pianto, mi faccio accanto accanto. Ho freddo al bacio, ti bevo goccia a goccia. Fammi un caldo in più, dolce tu per tu. Rubami, con le trecce allacciami. C'è più smania in noi che dall'onda in poi. Non ho trovato risposte a questa domanda, ma prometto di approfondire l'argomento. E questo è quasi tutto. Prima di chiudere il video voglio fare una veloce carrellata di alcuni meme riguardanti Sanremo 2021. Io ero a Sanremo e tu l'hai baciata. Mi fai schifo, Ibra. Quando vieni sconfitto da Kenny il guerriero e ti accontenti di partecipare a Sanremo. Ci vorrebbe una pagina solo di meme su Achille Lauro e Sanremo. Parrucchiere, li vuoi lunghi o corti? Cantante di Coma Cose? Sì. Maneschi. Oh. Buco. Oh. Ermal Meta. Michelin. F-Asma. Oh. No Emi. No Emi. Ma puttana. La banda musicale della Polizia di Stato si esibisce al Festival di Sanremo. Ah, ma era tutto costruito per incastrare Orietta Berti. Grande Diodato che invece della quinta prende una bella quinta bemolle. Si sarà confuso, ha visto le sedie vuote ed ha pensato che fosse un concerto jazz. Oh! E questo è tutto! Se il video ti è piaciuto, metti like, fai le solite cose. Grande, eh?